Bene, eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Pietro Scipione per parlare dello scompenso cardiaco. Prima, dottore, stavamo parlando della dieta, no, di un paziente affetto da scompenso cardiaco. Ecco, vogliamo dire, ma perché il paziente affetto da scompenso cardiaco deve tenere una dieta povera di sale? Sì, la ragione è, tutto sommato è abbastanza semplice, perché noi tutti sappiamo che il sale tende a trattenere con sé la molecola di liquido che si porta dietro, per cui se io al paziente con lo scompenso cardiaco devo effettuare una deprivazione idrica, cioè devo ridurre l'introito di liquido, per conseguenza devo anche ridurre l'apporto di sale. Dopo, diciamo, ci sono vari tipi di sali che possono essere usati, per esempio quello che dovrebbe essere il più possibile evitato sono i sali a contenuto di sodio, il cloruro di sodio, che purtroppo è quello che più comunemente viene utilizzato, perché la molecola di sodio porta con sé appunto la molecola d'acqua e tende a trattenerla all'interno dell'organismo. Ecco, un paziente affetto da scompenso cardiaco, dottore, perché si deve pesare regolarmente? Il controllo del peso è un aspetto estremamente importante perché diciamo, il paziente che sta cominciando a trattenere liquidi, quindi che è in una fase di scompenso cosiddetta preclinica, scopre di essere appunto verso lo scompenso cardiaco quando aumenta il peso, nonostante che non stia ingrassando perché magari mangia di più, ma semplicemente perché sta trattenendo liquidi, cioè il suo organismo non è più in grado di far funzionare il metabolismo suo idrico in maniera tale da urinare a sufficienza. Questo, diciamo, il liquido che dovrebbe essere escreto dall'organismo invece non viene escreto e viene trattenuto all'interno del corpo. Quindi il peso è il primo campanello Campanello d'allarme, d'allarme. la prima spia che noi abbiamo, diciamo, del paziente che sta andando verso lo scompenso cardiaco. Approfitto di questa domanda per aggiungere una cosa molto importante. Ci sono, a proposito di terapie innovative, no, e di defibrillatori, alcuni dispositivi che vengono impiantati nei pazienti con lo scompenso, dei quali magari parleremo fra un po', che addirittura possono, con delle trasmissioni a distanza, monitorare anche il peso del paziente a distanza. Questo Caspita. è estremamente importante Sì. perché giusto appunto consente di effettuare una diagnosi di scompenso preclinica e quindi di arrivare alla terapia ottimale prima anche che il paziente possa essere ospedalizzato. Sono dispositivi che sono in commercio da alcuni anni e che consentono appunto con il cosiddetto controllo a distanza di poter monitorare anche l'effetto della terapia farmacologica su questi pazienti. Allora, dottor Scipione, vogliamo parlare subito di queste terapie innovative per lo scompenso cardiaco? Sì, allora, la domanda, diciamo, cade bene perché la terapia farmacologica dello scompenso è stata estremamente importante e ha modificato, diciamo, sostanzialmente la prognosi e la gestione di questi pazienti. Però nel corso diciamo, degli anni si è poi visto che la mortalità di questi pazienti non cambiava, cioè si erano raggiunti dei risultati molto buoni, si era andati molto avanti, però comunque i pazienti arrivati ad un certo punto non miglioravano più, cioè non è una terapia che può guarire il paziente, è una terapia che può servire, diciamo, a tenere il paziente in condizione di compenso accettabile. Da qui la necessità, se posso avere un'animazione, magari lo posso spiegare anche un pochino meglio, la, diciamo, cosiddetta terapia di resincronizzazione. CRT vuol dire in inglese Cardiac Resynchronization Therapy. Che cosa fa questa terapia sostanzialmente? Fa essenzialmente tre cose: ristabilisce un sincronismo atrioventricolare, cioè la contrazione atriale con la contrazione ventricolare, ristabilisce un sincronismo interventricolare, cioè tra il ventricolo destro e il ventricolo sinistro, e ristabilisce un sincronismo intraventricolare, cioè all'interno del ventricolo sinistro. E questo come lo fa? In maniera tutto sommato anche abbastanza semplice dal punto di vista intuitivo, però in realtà complesso dal punto di vista dell'impianto di questi dispositivi, perché un'ulteriore, diciamo, osservazione che è stata fatta in questi pazienti è stata quella che molti dei pazienti scompensati arrivati al massimo delle possibilità terapeutiche avevano una cosiddetta dissincronia meccanica, cioè una parte del cuore si contraeva prima di quell'altra.
La terapia innovativa è giusto appunto questa, la possibilità e la sfida attraverso dei cateteri, attraverso appunto la stimolazione elettrica, di ottenere una cosiddetta resincronizzazione, cioè fare in modo che questi ventricoli che si contraggono in maniera come se ballassero un po' su se stessi, possono sfruttare una parte di questa energia spremendosi di più, contraendosi sincronamente e quindi spingere più sangue in avanti, che è sempre quello il nostro problema, quello di fare in modo che la quantità maggiore di sangue possibile venga spinta in avanti questi pazienti. E questo viene giusto appunto fatto con quella terapia. Andiamo ancora avanti se possiamo. Ecco, questa immagine è un'immagine molto illustrativa in cui si vede sostanzialmente che cosa? Che c'è un catetere che è posizionato, se voi vedete in alto a sinistra, nell'atrio destro. Un altro catetere che è posizionato nell'apice del ventricolo destro e un altro catetere che attraverso un piccolo forellino che si chiama seno coronarico viene introdotto in alcune vene del ventricolo sinistro, stimolando in maniera sincrona questi catetri, cioè facendoli stimolare ovviamente con dei meccanismi particolari che facciamo noi appunto, ci occupiamo di questa cosa, facciamo in modo che il cuore possa contrarsi in maniera molto più sincrona e quindi spingere più sangue in avanti. Attraverso opportune programmazioni si possono anche modificare questi parametri e si può addirittura seguire step by step il miglioramento del paziente, cioè quanto sangue riesco a spingere in avanti modificando i parametri di sincronizzazione di questi pazienti. Questo è molto importante, insomma, ecco, perché consente di monitorare comunque il paziente. Quindi... Questo ha sostanzialmente due tipi di aspetti estremamente importanti. Il primo è che questa terapia si è dimostrata estremamente efficace in termini di riduzione dei sintomi in pazienti con sola terapia di pacing, di desincronizzazione. Ma se vi ricordate quello che ho detto prima, ho parlato del defibrillatore. Allora, questa terapia di resincronizzazione può essere implementata all'interno del defibrillatore, sicché una parte non piccola di pazienti scompensati possono ricevere questi apparecchi che constano appunto di un defibrillatore biventricolare, cioè un apparecchio che contiene in sé questi cateteri che servono per migliorare il sincronismo cardiaco, quindi migliorare la contrattilità e la funzione del cuore, ma al tempo stesso di proteggere i pazienti dalle aritmie ventricolari minacciose. L'immagine che abbiamo visto prima del cuore che si contraeva in maniera improvvisamente fibrillante, quindi una fibrillazione ventricolare, quindi che poi si fermava, è l'immagine del cuore che è appunto dell'arresto cardiaco. Allora, questo apparecchio che consta appunto di una parte diciamo di stimolazione che è quella che migliora la contrattilità del cuore e dall'altra salva il paziente dalle aritmie ventricolari, ha cambiato in maniera consistente la terapia, cioè l'outcome, cioè il risultato di questi pazienti. Per cui la vera innovazione è l'aver potuto unire insieme le funzioni del defibrillatore, quindi della prevenzione delle aritmie e della morte improvvisa, con le funzioni della terapia di resincronizzazione. Quindi insomma si può ridurre anche la morte improvvisa. Assolutamente sì. Ecco, assolutamente. Questo è molto Poi importante. Aggiungo una cosa importante. Si è visto che, quando si parla di scompenso cardiaco si parla di classi funzionali, cosiddette classi funzionali NIA 1, 2, 3, 4, e si è visto per paradosso che i pazienti che avevano la maggiore incidenza di morte improvvisa erano i pazienti meno malati, cioè i pazienti che avevano uno scompenso meno avanzato. Per cui, questo come mai, dottore? E questo perché, dal punto di vista anche concettuale, il paziente con uno scompenso refrattario purtroppo va incontro al decesso per scompenso di pompa, cioè il cuore alla fine arriva stremato e non pompa più. Invece il paziente che ha uno scompenso cardiaco di grado meno avanzato può andare più spesso incontro a morte per morte improvvisa. Allora è in questi pazienti nei quali può essere ancora di più cost effective, cioè avere un buon rapporto cost efficace a questo tipo di terapia, perché riesce a salvare i pazienti che sono meno malati, che però andrebbero incontro appunto a morte improvvisa. Questa è stata una parte degli aspetti dello scompenso che si è vista utilizzando e implementando questo tipo di terapia. Bene. Dottore, quali possono essere le cause che possono portare ad un rapido peggioramento dello scompenso cardiaco? Sì, ne abbiamo già parlato precedentemente. Alcune sono dovute sostanzialmente all'avanzamento di patologia, cioè un cuore che purtroppo è sfiancato, funziona male, funziona in maniera anche metabolicamente non ottimale, è chiaro che tende a peggiorare progressivamente, il deterioramento avviene in maniera anche abbastanza rapida. Poi ci sono delle cause, per esempio, che possono essere, come ho detto prima, per esempio un'aritmia.
anche una cardiopatia ischemica sovrapposta a già una condizione di scompenso può essere, diciamo, una causa di avanzamento di scompenso, una crisi ipertensiva, tutte cause che possono, diciamo, verificarsi abbastanza frequentemente nei pazienti che vanno incontro a scompenso cardiaco. Uno sforzo eccessivo, dottore, può causare un peggioramento dello scompenso cardiaco? Nel cuore sano lo sforzo strenuo è sempre autolimitato, cioè il cuore sano si ferma quando, diciamo, cioè la persona che ha un cuore sano fa uno sforzo, si ferma in maniera fisiologica, quando diciamo il fiato... Sì, noi dicevano una persona affetta da scompenso cardiaco, magari... Ma... che possa fare uno sforzo magari un po' più sopra delle proprie capacità. Questa è un'ottima domanda, perché mi dà anche la possibilità di dare risposta a un altro aspetto importante. Si è visto addirittura che i pazienti con lo scompenso cardiaco si giovano anche di una terapia riabilitativa fatta di esercizio aerobico a bassa intensità. Quindi fa sicuramente bene, per esempio, in questi pazienti fare diciamo, anche un'attività fisica moderata e adatta alle loro caratteristiche, metaboliche. È chiaro che uno sforzo strenuo il paziente con lo scompenso cardiaco non lo potrà mai fare, ma perché si autolimiterà, perché sarà l'affanno che gli dirà che quello sforzo c'era anche una nostra telespettatrice appunto che ci chiedeva, Teresa di Senigallia: posso portare pesi tipo spesa del supermercato? Magari ma, questa signora, diciamo, ha paura magari di fare uno sforzo eccessivo, no, che quindi è una domanda molto molto importante, perché fa parte appunto delle attività della vita quotidiana. Diciamo che normalmente lo scompenso cardiaco con una terapia ottimizzata, lo scompenso in classe funzionale non avanzata, consente di fare anche attività giornaliere in maniera molto, molto tranquilla. Il paziente con lo scompenso cardiaco in genere è autolimitato, cioè diciamo che si ferma da solo quando poi diciamo, quando non ce la fa più, quindi tutto sommato, ma non è lo sforzo, diciamo, anche continuo che poi peggiora la sua situazione di scompenso. Quindi tranquillizzerei questa signora, diciamo che fin quando non ha i sintomi, per dire che può fare tranquillamente le sue faccende quotidiane. Ecco, noi abbiamo diverse domande dai nostri telespettatori e appunto l'abbiamo già detto, comunque magari se lo vogliamo un attimo risottolineare, Emanuele di Montegranaro chiedeva se lo scompenso cardiaco può essere ereditario. Lei chiaramente prima ha detto che può essere ereditario, sì, però se non so, vogliamo un attimo riparlarne. Sì, la domanda è estremamente importante questa, anche perché, come ho detto precedentemente, diciamo, lo scompenso cardiaco, diciamo, su base eredofamiliare riguarda molto spesso pazienti giovani. Io direi che, dovendo dare una risposta, diciamo, fruibile per il grande pubblico, direi che normalmente uno scompenso cardiaco senza una causa, diciamo, apparente o ben individuabile, come può essere appunto un'ipertensione non controllata oppure un'aritmia come una fibrillazione atriale misconosciuta che il paziente si è portato avanti per tanto tempo e gli ha fatto sviluppare una cosiddetta tachicardiomiopatia, cioè escluse le cause più comuni di scompenso cardiaco, bisogna sempre andare a cercare un fattore eredofamiliare sotto i 40 anni. Ecco, se dovessi dare un messaggio, diciamo, di questo tipo. Infatti volevo chiedere, no? Per chi è familiarmente predisposto, magari un ragazzo giovane, che tipo di esame deve fare per vedere se appunto può essere affetto da questa patologia? Sì, diciamo che a parte la valutazione clinica di base, che è ovvia in questi pazienti, no? Cioè il paziente quando sta male, ma anche quando sta bene, va dal cardiologo e fa una visita con un elettrocardiogramma. Cioè un paziente che sta bene, diciamo un ragazzo che sta bene, però familiarmente predisposto. Fa una visita e un elettrocardiogramma, ecco. Come esame di primo livello. E poi un esame strategico importantissimo in questi pazienti è un ecocardiogramma. Cioè l'ecocardiogramma, che è l'esame che consente di vedere sia la funzionalità e sia le caratteristiche morfologiche del cuore, ci può dare già, diciamo, delle avvisaglie se quel paziente può essere predisposto, diciamo, a sviluppare uno scompenso cardiaco. Ecco, quindi è importante fare questi esami. Sì, assolutamente. Ecco, bene. Poi c'è Mario di Treia, chiede: si può praticare sport per piacere personale avendo un lieve scompenso cardiaco? Assolutamente sì. Come ho detto precedentemente, noi medici, ma ormai questo è un tipo di dizione che è stata un po' acquisita anche dai pazienti, no? Si parla di classi funzionali. C'è la classe funzionale NIA, New York Heart Association è l'acronimo, il significato della parola. La classe funzionale 1 e 2 sono pazienti, diciamo, che possono fare, diciamo, una vita sostanzialmente normale. I pazienti cominciano a essere severamente sintomatici quando sono in classe funzionale 3 e 4. La classe funzionale 3 è quando il paziente sostanzialmente non può fare nessuno sforzo appena superiore all'ordinario. Invece la classe funzionale NIA 4 è quando il paziente c'è la dispnea a riposo. Quindi se io dovessi dare delle indicazioni di massima, direi che il paziente che ha una classe funzionale NIA 1 o 2 fa
fa sostanzialmente una vita normale. Bene, poi abbiamo Rolando di Macerata che dice: ho praticato tennis a livello agonistico, ora ho 56 anni e gioco ogni tanto per passione. Diagnosticata lieve tachicardia, posso continuare a giocare a tennis? Ma allora, in questo caso va capito bene di cosa si intende per lieve tachicardia, perché c'è, diciamo, una tachicardizzazione che può essere un segno, diciamo, d'accompagnamento effettivamente di uno scompenso cardiaco, cioè il cuore come meccanismo di compenso, appunto, nel cuore inizialmente scompensato, aumenta leggermente la sua frequenza cardiaca per garantire appunto all'organismo la giusta quantità di sangue che deve essere spinta, diciamo, attraverso i vasi arteriosi in avanti. E questa è una possibilità. Se invece il paziente ha degli episodi di tachicardia parossistica, cioè improvvisamente il cuore batte in maniera, diciamo, o fuori ritmo o elevata, ora questo è un problema che probabilmente non c'entra nulla con lo scompenso e magari dovrebbe fare degli accertamenti di tipo ritmologico, come per esempio anche uno studio elettrofisiologico, per evidenziare, diciamo, le caratteristiche di questa tachicardizzazione. Ma una lieve tachicardizzazione di per sé non dovrebbe essere un problema se è una tachicardia sinusale collegata con questo lieve scompenso. Bene, poi abbiamo Giorgio di San Benedetto del Tronto che dice: lo scompenso cardiaco si cura solo con i farmaci o incide anche lo stile di vita? Abbiamo detto prima, però lo ripetiamo. Lo ripetiamo assolutamente. Allora, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è che il paziente con lo scompenso cardiaco, che poi le due cose sono collegate, infatti è una domanda che cade anche questa a proposito perché mi consente di spiegare meglio, cioè l'assunzione dei farmaci in questi pazienti è fondamentale. Molto spesso si assiste anche a dei pazienti che per aver saltato una o due dosi di diuretico possono andare incontro a un improvviso scompenso cardiaco perché camminano sul filo del rasoio e basta anche una piccola dose di diuretico in meno, quindi il paziente si è lievemente sovraccaricato di liquidi che chiaramente, diciamo, va incontro allo scompenso cardiaco e questo è una possibilità. Quindi è importante l'assunzione prendere i farmaci regolarmente. Corretta dei farmaci, i farmaci che il cardiologo prescrive devono essere assunti sempre in maniera diciamo, scrupolosa rispetto all'indicazione che il cardiologo ha dato. Poi c'è discusso, come abbiamo detto anche, diciamo, precedentemente, delle abitudini di vita. La prima cosa da fare soprattutto è la dieta povera di sale, per le ragioni che ho spiegato precedentemente, perché il sale porta con sé l'acqua e quindi tende a far trattenere i liquidi. Altro aspetto importante è evitare l'abuso alcolico, perché l'alcol, diciamo, a parte che modifica il metabolismo epatico, ma essendo un vasodilatatore può dare delle fasi sbalzi pressori che possono peggiorare lo scompenso cardiaco. Un altro aspetto importante è la dieta ipolipidica, quindi non aumentare di peso non tanto per lo scompenso quanto banalmente ingrassare, quindi anche questo è molto importante, cioè il paziente deve mantenere un peso corporeo il più possibile stabile per evitare appunto che anche una tendenza all'obesità possa peggiorare poi i sintomi dello scompenso. Comunque, fumo, dottore, può incidere, può peggiorare la patologia? Il fumo assolutamente sì, ma io andrei addirittura prima. Se noi, come abbiamo detto precedentemente, consideriamo che la maggior parte delle cause di scompenso cardiaco, dei casi di scompenso cardiaco sono secondari alla cardiopatia ischemica, e se sappiamo che il fumo è un importante fattore di rischio coronarico, va da sé che il fumo fa male fin dall'inizio, quando già parliamo della cardiopatia ischemica. Ma poi, quindi non bisogna fumare? Assolutamente no. Ma nei pazienti uno scompenso dirò di più, il paziente quasi, diciamo, non ce la farebbe a fumare perché è già dispnoico di suo, quindi, diciamo, già è affannato, quindi fumare per lui sarebbe veramente peggiorare la situazione. Una fatica ulteriore, assolutamente. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco. Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 3.000 metri quadri di novità per la stagione con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il centro scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio Geomod. Segui con attenzione il centro scarpa di Monsano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi.